buone notizie chiaramente già quella di oggi. Si consegnano con questi 48 immobili ben 100 unità abitative che servono per mettere la parola, iniziare a mettere la parola fine al baraccamento di Messina. 100 nuovi immobili che saranno sottratti a 100 vecchie baracche che devono essere demolite. Abbiamo chiesto al sindaco di procedere veramente con le ruspe per evitare che in quelle baracche che saranno lasciate da coloro che verranno ad abitare in questi immobili possono inserirsi altre persone. E in più a questa notizia di oggi il governo Musumeci dà anche vita a ben 50 milioni di euro che serviranno per continuare lo sbaraccamento e quindi per il reperimento di ulteriori unità immobiliari che serviranno per i cittadini che dovranno lasciare quelle baracche. Sono fondi economie della legge 1090, sono fondi di programmi costruttivi mai attuati, sono fondi che venivano lasciati tra i rivoli o tra le pieghe del bilancio per la negligenza di coloro che ci hanno preceduto. Oggi non vi è soltanto l'interesse a realizzare e alla politica del fare, ma vi è l'interesse a dare dignità a Messina e ai messinesi.